Ciao a tutti. Volevo dire due parole sul referendum di indipendenza della Catalogna. La prima riguarda la violenza. Premesso che è doveroso condannare la violenza sempre e comunque, specialmente quando è condotta dalle forze dell'ordine contro civili assolutamente pacifici, non posso non notare un certo doppiopesismo, perché mentre tutti abbiamo visto questi episodi di violenza, spesso non vediamo altri episodi di violenza che sono subiti dalle persone scomode, che sono quelli che protestano contro il MUOS, contro la TAV. Adesso faccio il percorso, diventa difficile. Oppure, per esempio, quando c'è stata la ribellione nell'est dell'Ucraina nel 2014, almeno inizialmente si trattava di civili pacifici, eppure il governo ucraino ha lì mandato i carri armati e ci sono molte scene di violenza, anche ben più serie, qui persone vengono ai civili proprio sparano addosso, che voi non avete mai visto perché non li mostrano nei nostri telegiornali. Ecco, questa è la prima osservazione. La seconda osservazione di carattere più generale è questa: è giusto che un popolo, una parte di un popolo possa decidere sulla propria indipendenza, su separarsi dal resto dello Stato? Beh, senza entrare nel dettaglio del referendum della Catalogna, io non conosco bene la situazione lì, non so che motivi abbiano per separarsi, se siano validi o no, non so io come voterei. Questa è una questione che lascio esclusivamente ai catalani. Ma in generale, secondo me è giustissimo che la gente che abita in una certa regione abbia il diritto di decidere se separarsi dal resto dello Stato. Ci sono alcune cose da tener conto. Il primo punto è la tempistica. La tempistica. Bisogna che questi referendum siano organizzati in maniera che la gente abbia il tempo per informarsi, perlomeno. Ma nel caso della Catalogna mi pare che questo sia assolutamente dato per scontato da tutti, perché il fatto che la Catalogna volesse separarsi non è una novità, si sa da anni, e quindi il governo di Madrid avrebbe dovuto fare qualcosa per evitarlo, venire un po' incontro, sedersi a un tavolo, cercare di capire quali erano i problemi e proporre delle soluzioni. Invece questo non è stato fatto. Sembra proprio che il primo ministro Rajoy sia fuori dalla realtà, perché dice non c'è stato nessun referendum, brava, bene così la polizia. Vabbè, contento te, vedremo cosa succede. E dopo l'altra condizione che secondo me deve essere rispettata perché il referendum abbia senso è che comunque i civili devono essere liberi di votare, deve essere data una certa garanzia che non ci siano pressioni esterne o per andare a votare o per impedirgli di votare. Brevemente sul caso del Kurdistan, non so quanto questo sia stato evidenziato nei telegiornali in Italia, però una settimana fa c'è stato un referendum nel Kurdistan iracheno. E anche lì hanno votato il 90% per l'indipendenza. Ecco, quello secondo me è un caso più delicato. Secondo me quella è stata una mossa molto sbagliata. Anche qui, io ripeto, la gente ha il diritto di decidere per il proprio futuro. Però fatto in questo modo, con quel problema della tempistica, con una situazione di guerra in cui l'Iraq è sotto attacco dall'ISIS, mi sembra una scelta molto, molto inopportuna. Qui secondo me quello che i curdi avrebbero potuto fare, forti della loro potenza militare, è
porre delle condizioni al governo dell'Iraq, dire: guardate, noi vi aiutiamo a sconfiggere l'ISIS, però alla fine della guerra noi vogliamo fare un referendum sull'indipendenza. Allora lì io sarei stato d'accordo, perché allora puoi avere gli osservatori esterni anche dall'Iraq che controllano, che garantiscono che la votazione possa svolgersi in piena libertà, e allora sì, senza dubbio quella sarebbe stata una scelta più opportuna, ecco, per dare veramente la libertà alla gente di decidere, perché quello secondo me è il punto fondamentale. Il desiderio della popolazione è sacro e va al di sopra di tutte le leggi, non importa se il referendum è incostituzionale. Certo, è quasi sempre incostituzionale quando una parte di un paese vuole separarsi, la Costituzione c'è sempre in mezzo, quindi è molto difficile, non si può pretendere che sia tutto lo Stato, tutta la nazione ad essere d'accordo insieme a concedere l'indipendenza, perché può essere che c'è una metà del paese che non vuole, e allora non è neanche giusto che l'indipendenza sia frenata dalla volontà di persone che non vivono in quella parte di paese. Vabbè, spero di non essere stato troppo confuso. Vedete che ho già la sciarpa, è arrivato il freddino, non è ancora freddo, non so. Le foglie cadono. Buon autunno a tutti. Ciao ciao.